Benvenute e benvenuti a tutti. Io sono Stefano Zenni, sono il direttore artistico del Torino Jazz Festival e vi do appunto il benvenuto a questo che è il primo dei Jazz Talks, degli incontri che faremo qui tra il Circolo dei Lettori e Urban Lab. Vorrei approfittare per ringraziare il Circolo che ci ospita in una serie di appuntamenti. Vi ricordo che il prossimo sarà domani. Chi è l'autore del programma? Chi è che l'ha fatto? Non mi ricordo, troppe cose. Domani mattina sì, abbiamo l'incontro con Kenny Barron a Urban Lab, che è un posto un po' più piccolo di questo, quindi insomma speriamo di riuscire ad accogliere tutte le persone che vorranno ascoltare l'incontro con questo grandissimo pianista, che poi domani sera suonerà alle OGR, e lunedì qui ci ritroveremo per parlare di Chet Baker insieme a Francesco Martinelli, perché Chet Baker è uno dei protagonisti del libro che è alla base dello spettacolo di questa sera. Sapete che alle 21 questa sera inauguriamo ufficialmente il festival alle OGR con Natura Morta con custodia di sax, con la voce narrante di Peppe Servillo e una All Stars di musicisti italiani che abbiamo assemblato appositamente per il festival. Vengo dalle prove e indovinate un po', è una cosa bellissima ovviamente, è una prima assoluta. Domani pomeriggio alle 17 alle OGR, vi ricordo, c'è lo spettacolo dedicato alla persona di cui oggi parlerà Jacopo Tomatis, cioè Laura Betti. È uno spettacolo, un concerto spettacolo con la Cristina Zavalloni, l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio, un quintetto jazz che in realtà poi diventa settetto perché alcuni elementi dell'orchestra fanno anche da solista, la proiezione di alcune straordinarie foto di scena e riguardanti il fondo e la memoria di Laura Betti e la voce sempre di Jacopo Tomatis, che racconterà alcune fatti di cronaca legati a Laura Betti. Quindi un racconto musicale con musiche di grandi compositori degli anni 60, di cui parlerà anche Jacopo, credo, questa sera, questo pomeriggio. Ecco, proprio legato al concerto di domani pomeriggio è l'incontro con Jacopo Tomatis. Credo che conosciate tutti Jacopo, che è uno dei massimi esperti in Italia di canzone italiana e non solo, della famigerata popular music, docente all'università qui di Torino, caro amico di vecchia data, perché qui invitiamo solo gli amici al festival, avete capito? No, sto scherzando, non lo dovevo dire forse per la posterità, è una battuta infelice. Ecco, sì. Comunque, a parte gli scherzi, ho chiesto a Jacopo se aveva voglia di raccontarci l'eccezionalità artistica di questa donna proteiforme che ha fatto cinema, teatro, rivista, musical, canzone e molto altro, e di cui forse un po' si è persa la memoria, e che invece è stata una donna che, a nostro avviso, ha anche cambiato il ruolo, il posto che le donne hanno avuto per troppo tempo nello spettacolo italiano, dando invece un nuovo taglio alla presenza femminile. Vedo qui sul tavolo già alcuni oggetti da furto, diciamo così, alcune rarità che evidentemente vengono... C'è il disco dentro, l'ho lasciato a casa. Ah, ok, allora io vado, non mi interessa. Io purtroppo non mi potrò trattenere perché abbiamo le prove del concerto di questa sera. Vi lascio nelle capacissime mani di Jacopo Tomatis e vi auguro buon festival. Grazie. Grazie Stefano, grazie a voi per essere venuti. È un sabato pomeriggio di sole, quindi spero davvero non vi pentiate di questa scelta. Io sono felicissimo perché Laura Betti è una delle mie passioni. Non ho mai avuto occasione di raccontarla pubblicamente, di far vedere, anche far sentire delle cose della mia collezione, della mia ricerca. Quindi cercherò di fare un percorso nella carriera artistica di Laura Betti. Dico subito, mi interesserò ai primi anni di Laura Betti perché... Anzi, mettiamo subito un'immagine per introdurci un po' al personaggio, perché poi molti in realtà, ho scoperto, non sanno bene chi sia Laura Betti. Questa è una bellissima foto di Laura Betti
con Pasolini e Goffredo Parise, quindi già entriamo un po' nel mood del personaggio. Che cosa ascoltiamo oggi? Da dove viene quello che ascoltiamo oggi? Appunto, da questi dischi, alcuni sono qui sul tavolo, alcuni sono molto rari e alcuni non sono mai stati ristampati. Questa è una delle ragioni per cui Laura Betti è una sorta di rimosso nella storia della canzone italiana. L'unico disco che è stato recentemente non neanche rimasterizzato, ma semplicemente messo su Spotify un po' male, diciamo così, è Laura Betti con l'orchestra di Piero Umiliani, che è anche l'unico 33 giri di Laura Betti di canzoni originali. Ci sono poi due 33 giri in cui Laura Betti fa il repertorio di Kurt Weill con l'orchestra diretta da Bruno Baderna, quindi non parliamo proprio di 900 minore italiano, diciamo, e poi un pugno di 45 giri e 33 giri extended play per un totale di circa 60 canzoni scritte da intellettuali, scrittori, poeti, di cui meno della metà registrate, e quindi capite che c'è una grande quantità di materiale, ma pochissimo è rimasto fissato. Di molte di queste canzoni non abbiamo neanche le musiche scritte, per intenderci abbiamo soltanto il testo. Per darvi un'idea di che cosa sono queste canzoni e chi ha scritto queste canzoni, così magari vi viene anche voglia di restare fino alla fine, questo è un elenco del primo spettacolo, diciamo la scaletta del primo spettacolo fatto da Laura Betti, Giro a Vuoto, nel 60 al Teatro Gerolamo di Milano con la regia di Filippo Crivelli. Il Gerolamo era stato riaperto nel 58 da Paolo Grassi, quindi siamo nella Milano di Giorgio Strehler, siamo nella Milano della riscoperta di Brecht, naturalmente siamo nella Milano delle canzoni della Mala di Ornella Vanoni, che sono sempre del 58, 57-58. Vedete alcuni nomi: Mario Soldati, Ennio Flaiano, Fabio Mauri, Alberto Orbasino, Goffredo Parise, Franco Fortini, Letizia Antonioni, Pasolini naturalmente, di cui si parlerà e si parlerà anche domani, e ancora Gino Negri, Alberto Moravia, Camilla Cederna, Giorgio Bassani. Quindi stiamo parlando veramente del gota della letteratura italiana di quegli anni, quindi di fatto del gota della letteratura italiana contemporanea, perché la generazione uscita dalla guerra, quella che si forma diciamo, con l'idea di nuova cultura anche, che viene da Vittorini, che viene dalla Resistenza, dai primi anni del boom economico, anche è di fatto la generazione di scrittori che è rimasta egemone anche ancora oggi sostanzialmente. Betti agisce in questo contesto in un periodo di tempo abbastanza limitato, perché queste canzoni che vi ho detto sono parte di due spettacoli, uno del 60 e uno del 64, Giro a Vuoto e Potentissima Signora, è il titolo, sono i due titoli, e sostanzialmente dopo il 65 la sua carriera di cantante su disco finisce con poche eccezioni. È poi un'attrice importantissima, è poi un'attrice insomma di primissimo livello con Pasolini, ma non solo, ma il suo ruolo di innovatrice della canzone italiana sostanzialmente rimane confinato in questi pochi anni, appunto, mai ristampati su disco. E dunque di questa Laura Betti vorrei provare a raccontarvi e cercare anche di restituirvi un po' quello che era il personaggio Laura Betti nelle testimonianze di tutti questi scrittori e personaggi della vita mondana romana che le incontravano. Vi faccio vedere, così non parlo, cercherò di farvi ascoltare molte cose oggi. Oggi vorrei fare proprio una cosa novecentesca o tardo ottocentesca. Questo salotto mi facilita molto. Ascoltare musica in silenzio, no? Una cosa abbastanza... cioè, potete chiacchierare, no, non chiacchierate, no, sennò viene meno proprio lo scopo. Ascoltare musica in silenzio, che è una cosa che non si fa più. Ma anche vedere frammenti di film. Allora, vi faccio vedere due frammentini da un film minore del 1960, La dolce vita, in cui ci sono due cantanti nel ruolo di se stessi. Uno è Adriano Celentano e l'altro, indovinate, è naturalmente Laura Betti, che compare verso la fine del film nella scena famosa dell'orgia, che forse ricorderete. Due frammentini. Ecco, vi ho messo il fermo immagine di Mastroianni che si incassa a Il torace da intellettuale non rendi da Laura Betti. Vi faccio vedere l'altro frammentino in cui Mastroianni sostanzialmente si vendica di questa frecciatina. Ah, scusatemi, vediamo se riesco a farlo partire. Bella questa battuta,
anche le sceneggiate napoletane, no! Ecco, intanto sentirsi dare, tu che canti in quei quattro dischetti sfiatati da Marcello Mastroianni in quello che è tipo il film italiano più importante del decennio, insomma è già, come dire, un inizio di carriera promettente, mi sento di dire. Quindi volevo cominciare da qui, perché in realtà, e questa è l'eccezionalità del ruolo di Laura Betti nella Dolce Vita, Laura Betti interpreta se stessa. Cioè fa il personaggio Laura Betti e vi leggo questo testo perché appunto io ovviamente non c'ero, quindi mi fido dei testimoni da storico della canzone. Vi leggo questo testo che Tullio Kezic, critico, autore cinematografico, critico cinematografico fra i più noti di quel decennio, anche attivo nella riscoperta della musica folk in quel periodo, scrive per Giro a Vuoto, per questo volumetto di canzoni, delle canzoni di Giro a Vuoto, lo spettacolo di cui vi parlavo. Allora, Kezic scrive: la prima volta che vidi Laura Betti fu 6 mesi fa, in una specie di grossa gabbia da uccelli costruita dall'architetto Gherardi per l'orgia che conclude La Dolce Vita, è quella che abbiamo visto adesso. Fellini aveva riunito sul set la gente più disparata, attori, omosessuali, veri e finti, rispettabili professionisti, campioni di culturismo. Si aggirava fra loro come un domatore bonario, un po' scherzando e un po' provocando, per favorire l'allarmante confusione fra interprete e personaggio che è la molla segreta del suo film. Ero prevenuto contro la Betti, dice Kezic, come tanti, e la sua presenza in quello squalido sabba mi parve una pennellata troppo realistica, un eccessivo scrupolo di verisimiglianza. Per me Laura Betti era un personaggino della Café Society, una delle tante incoscienti che per avere il nome in un film di canzonette attraversano via Veneto in camicia da notte o entrano a cavallo al Café de Paris. Eppure, dopo un po' che stavo a sbirciarla, protetto dalle spalle del poeta, mi accorsi che aveva del temperamento. Era come la vedete nel film, con la sua divisa di battaglia, l'abito nero, il gran golettone bianco a punta, le braccia cariche di metalli e di amuleti, un faccione rotondo maltrattato da un trucco pesantissimo e incorniciato alla meglio da una pioggia di capelli biondastri, quasi un costume da maschera, da personaggio fisso di una certa commedia umana, un Gian Burrasca revisionato da Freud, che è bellissimo secondo me, un Gian Burrasca revisionato da Freud. Nel mondo dello spettacolo c'è chi porta la vita sulla scena e chi porta la scena nella vita. Non è facile fabbricarsi un tipo e imporlo 24 ore al giorno. Ci vuole uno sprezzo totale delle convenzioni, una rinuncia alla tranquillità dei rapporti quotidiani e un coraggio a tutta prova. Ed ecco Laura Betti. Frivola, sboccata, intellettuale, ninfa egeria di scrittori, amante indiscretissima di uomini favolosi. I suoi dirimpettai, quando la vedono comparire la mattina sul balcone in calzamaglia nera, telefonano in questura. Il suo appartamento di via del Babuino la rispecchia fedelmente, con le stampe indiane, le cornici della nonna, le foto di Moravia e di Luchino, il verticale a nolo, i dischi di Phineas Newborn Jr., i manifesti delle corride, un'indossatrice olandese che fa lo yoga in salotto, le valigie di un greco che ingombrano il corridoio, un pittore filippino che dorme sul divano. E in mezzo a tutto Laura, che parla al telefono in italiano, in francese, in inglese, in bolognese, con qualche punta nel romanesco di vita del suo amico Pasolini. È una matta e una rompiscatole, un tipo infrequentabile, dicono. È l'unica cantante italiana che si è rifiutata di seguire strade già battute e si è inventato un repertorio nuovo, tutto di canzoni su misura. Ecco, c'è già tutto il personaggio Laura Betti in questa paginetta di Tullio Kezic, che è importante perché riconosce quella che è la novità di cui vorrei parlarvi oggi, e poi andremo anche a ascoltare questa novità, e cioè la storia di un'idea che per noi oggi è abbastanza scontata, ma che non lo era prima di questi anni, cioè le canzoni possono veicolare dei contenuti artistici. Le canzoni sono una forma espressiva d'arte. Oggi siamo abbastanza d'accordo che possono esserlo. All'epoca non era così in Italia. In Francia c'era una tradizione di poesia, di canzone fatta dai poeti, c'era stato Prévert, Aragon, Baudelaire, che avevano fatto testi per gli autori delle musiche e per i cantanti dei cabaret francesi. In Italia questo non era successo. La generazione di Pascoli, di Carducci, non si sprecava con le canzonette, perché le canzonette non era il tipo di professione che un buon borghese avrebbe tollerato per il proprio figlio o la propria figlia, era qualcosa di tendenzialmente deprecabile. Ecco, la prima generazione che in Italia si presta a questa idea è la generazione
degli anni del boom economico. Quindi a Torino il Cantacronache, che sicuramente avete sentito nominare, che collabora già nel 58 con personaggi come Franco Fortini o come Italo Calvino. A Milano l'ambiente che vi dicevo, Giorgio Strehler, ma anche poi il nuovo canzoniere italiano e quindi il folk revival. E poi naturalmente i primi cantautori ricordi, naturalmente, è ovvio, siamo negli anni in cui debuttano Giorgio Gaber, Enzo Iannacci, tutti personaggi che peraltro con questo giro milanese hanno molti contatti, e poi naturalmente Laura Betti a Roma, che però è un po', proprio anche per questo personaggio, avrete intuito, credo, da quello che vi ho letto e fatto vedere, problematico, rimane un po' periferica in questo dibattito, forse anche perché donna, forse anche perché non interessata più di tanto a prendere posizione nel dibattito degli intellettuali sulla canzone, più interessata forse a, appunto, intrattenere l'intelligenza romana e in feste e attività ricreative come quelle che ci mostrava Fellini. Eppure Laura Betti ha un primato, e cioè è di fatto la prima in Italia, probabilmente per pochi mesi, a registrare canzoni che abbiano un tipo di spessore diverso da quelle che erano le canzoni medie di Sanremo del periodo. Vi faccio sentire, per cominciare anche ad ascoltare qualcosa, questo brano del 58, gennaio 58, quindi dobbiamo presupporre che sia registrato prima, nel 57, che si chiama La commedia è finita. Il testo è di Vittorio Gassman, quindi di nuovo, vedete, cioè, era una che riusciva a farsi fare un testo da Vittorio Gassman. La musica è di Fiorenzo Carpi, che è stato poi un importantissimo compositore anche per il cinema, e suona l'orchestra di Piero Umiliani, che incontreremo ancora tra poco. Ve la faccio ascoltare e si chiama La commedia è finita. Fondali vecchie quinte che il tempo scolorì fra mille cose finte. La mia vita sfiorì castelli in carta pesta, bei cieli in tela blu, ormai più nulla resta della fiaba che fu. La commedia è finita, finì la grande soirée, le cose della vita son quel che sono, ahimè. Ecco, era un frammentino, non c'è una vera strofa, un vero ritornello, è tutta qui, e però è già il tentativo ancora molto embrionale di fare una canzone diversa, quella che Umberto Eco chiamava proprio una canzone diversa. Già il fatto che esistesse questo concetto vi fa capire che c'era proprio una sorta di opposizione tra due canzoni, due pensieri sulla canzone. Il pensiero Sanremo, che è quello che c'è ancora adesso, che va benissimo naturalmente, una canzone di intrattenimento che ha uno scopo ben preciso, e una canzone appunto diversa o nuova, che invece vuole farsi strumento per esprimere posizioni artistiche o anche esprimere posizioni politiche, naturalmente. E sottolineo, siamo in anni in cui le due cose vanno di pari passo, non ci può essere posizione artistica se non c'è una posizione politica nell'Italia di questi anni, in una prospettiva ovviamente comunista, di sinistra. Tutti questi intellettuali, non l'ho detto, ma ovviamente sono vicini più o meno direttamente al Partito Comunista o al Partito Socialista o comunque alle forze della sinistra. Ecco. Due parole per dire chi è Piero Umiliani, che suona con Laura Betti in questo primo disco e poi nel principale LP, che è quello che vedete qui davanti. Piero Umiliani è uno dei pionieri del jazz in Italia, è nato nel 26 a Firenze. In questo periodo ha già fatto cose importanti, ha fatto un disco di temi napoletani in stile Dixieland, è uno che importa la musica americana in Italia in maniera molto originale, ha fatto la colonna sonora dei Soliti Ignoti, quindi vedete che c'è una grande permeabilità ancora tra cinema, letteratura, musica in questi anni. Poi credo che abbia campato di SIAE con un brano che si chiama Manà Manà, che forse conoscete, Manà Manà, scusatemi, che è diventato poi la sigla dei Muppet molti anni dopo. Però sì, è un brano di Piero Umiliani, credo che insomma già solo la SIAE di quella cosa lì produca come il PIL di un piccolo stato africano, credo. Quindi credo. Però a parte questo, in quegli anni Piero Umiliani era un grande band leader e arrangiatore per
questo genere di prodotti. Allora, siamo nel 58, adesso cercherò anche di contestualizzare meglio cosa succede nel 58. Nel 59 esce il primo disco con i testi degli scrittori, che è questo, è un 33 giri di piccolo formato. Vedete, i testi sono già di Alberto Moravia, Mario Soldati, Vittorio Caprioli, eccetera, eccetera, ancora con Piero Umiliani. Vi faccio ascoltare un pezzettino, anche perché appunto preferisco farvi ascoltare un po' di cose e poi parlare. Allora, questo brano si chiama I Hate Rome, esiste anche in francese, Je Haïs Rome, ma ve lo faccio sentire in italiano. È scritto da Soldati con la musica di Piero Umiliani ed è un po' un divertissement su quella società romana. Laura Betti a questo punto non è ancora la cantante della Dolce Vita, soprannome che poi si porterà avanti per anni perché la Dolce Vita non è ancora arrivato nei cinema, ma sta preparando questo suo personaggio e quindi c'è già l'esaltazione di questa vita mondana romana alla soglia del boom economico. Il 59, il 58 è l'anno in cui il boom economico comincia alla grande in tutta Italia ed è anche l'anno tra l'altro in cui sul mercato arrivano questi oggetti tondi di vinile, perché il 58 è l'anno in cui la produzione di vinili raddoppia in Italia. Prima c'erano solo i 78 giri, che erano molto più costosi, molto più fragili, molto meno affidabili, eccetera. Quindi I Hate Rome, che contiene uno degli incipit, credo, più folgoranti della canzone di questo periodo, che è I Hate Barocco, I Hate Scirocco, I Hate Rome, che secondo me non è un brutto modo per cominciare una canzone. Pomodoro che tramontava dietro il cupolone. Un poco a destra veramente. Il pincher affollato, tutta gente che guardava il tramonto e aspettava un incontro d'amore, ma se no poi non aveva niente, niente da fare. Poi non aveva niente, niente da far, niente da far, niente da far. Dolce far niente. I hate Barocco and Scirocco. Ecco, ve la sfumo. Sentite già un po' di nuovi ritmi alla moda che stanno arrivando, che però vengono usati in maniera molto ironica, ovviamente per appunto deprecare un po' questa Roma da cartolina. Contestualizziamo questa canzone nella storia della canzone italiana. Allora, siamo nel 58-59. Le note di questo disco dicono che Laura Betti ha 22 anni. In realtà no, ne ha 32, però vabbè, questo è un discorso diverso naturalmente. Al di là dell'età della Betti, in questo disco ci interessa vedere cosa succede intorno. Allora, il 58 è l'anno in cui a Torino comincia il cantacronache, quindi il primo esperimento di canzone politica strutturato in Italia sta cominciando negli stessi mesi a Torino, con contatti, senza contatti non lo sappiamo, no, in realtà sappiamo che Laura Betti ebbe anche dei contatti col cantacronache e sembra si presero a male parole, ma non mi stupisce perché erano personaggi molto diversi. Uno era un esuberante bolognese finita nella vita romana, gli altri erano torinesi un po', come dire, torinesi sostanzialmente, lo posso dire perché faccio parte della categoria ormai, quindi capisco che non si siano trovati naturalmente. Però per esempio il 58 è l'anno in cui Modugno vince al Festival di Sanremo con Nel blu dipinto di blu, che è la canzone che per certi versi cambia un po' la storia del mainstream italiano. È una canzone, sì sì certo, sanremese, ma che rompe un po' con l'idea di quelle canzoni d'amore melodrammatico alla Nilla Pizzi. Una canzone che parla di un sogno in cui Modugno canta con la sua vera voce. Ecco, questa è un'altra caratteristica che adesso vedremo affiorare. Le cantanti e i cantanti italiani fino a quel momento cantavano con la voce impostata, con la voce lirica, quella che avevano appreso, cioè frutto di anni di studio e di un'impostazione.
questa nuova generazione, la stessa Laura Betti, lo sentite, ma lo stesso Modugno e poi i primi cantautori cantano con la loro vera voce, non impostata, non forzata, la voce diremmo naturale, non frutto di studio, ma in qualche modo istintiva. Poi magari con uno studio di dizione, Laura Betti sicuramente, come Modugno, Modugno pure studia al Centro Sperimentale di Cinematografia, quindi sa come si parla in italiano corretto, ma la voce che noi sentiamo da questi dischi è la voce di persone reali, non di, come dire, cantanti idealizzati. Sono persone che hanno una voce che le identifica come persone uniche, diciamo così, con le sue imperfezioni, con le sue, eventualmente con le sue stonature. Laura Betti prende quest'idea e la porta nel contesto di una canzone appunto da intellettuali, cioè comincia a chiedere, dopo questo primo tentativo che, ve lo dico, a livello di mercato non ha nessun esito, credo che questo disco venda pochissimo e peraltro esce per un'etichetta come la Jolly, che non è una dei grandi protagonisti del mercato discografico di questi anni, cioè, un'etichetta importante ma non è sicuramente la Ricordi o la RCA che in questi anni lanciano i personaggi come Giorgio Gaber, come appunto i primi cantautori, oppure come poco dopo, come non lo so, Gianni Morandi per intenderci. Quindi comincia a raccogliere canzoni di amici e mette su questo primo spettacolo di cui vi ho già parlato, che si chiama Giro a Vuoto. Filippo Crivelli fa la regia, fa una regia molto originale per l'epoca, le canzoni vengono montate una dietro l'altra senza presentazioni, con un lavoro sulle luci che è anche piuttosto innovativo, ci dicono le cronache dell'epoca, nel modo di mettere in scena le canzoni. Ecco, l'idea è quella di fare, Umberto Eco scrive un bel pezzo su questo spettacolo e parla di una via italiana al cabaret, cioè c'è l'idea di dire: i francesi fanno questa cosa da decenni, cioè hanno gli intellettuali che fanno le canzoni per i cantanti, per le cantanti, hanno Georges Brassens, hanno quel filone, facciamo anche in Italia un cabaret italiano. E Laura Betti ne è la protagonista assoluta. Vi faccio sentire adesso un po' di questi brani di questo spettacolo, che in gran parte confluiscono in questo disco qui. Le faccio sentire questa perché credo che racconti molto bene anche un po' la surrealtà del progetto. Io ho un po' l'impressione che Laura Betti, soprattutto per il legame con Pierpaolo Pasolini e per la storia drammatica relativa alla morte di Pasolini e il fatto che poi Laura Betti si è fatta in qualche modo, parlavano della vedova di Pasolini, perché sostanzialmente è stata quella che, grazie a Dio tra l'altro, ha saputo preservare il suo archivio, ha saputo creare il fondo Pasolini, ha saputo portare avanti la sua memoria. Ecco, questa seconda parte della sua vita ha un po' celato questa prima parte dolce vita, e le canzoni di Pasolini, che oggi non vi faccio ascoltare perché le ascolterete domani nello spettacolo, spero che tutti quanti veniate allo spettacolo di Cristina Zavalloni perché è molto bello, sono canzoni abbastanza tristi, molto talvolta neorealiste o comunque drammatiche, ma in realtà c'era tutto un filone di canzoni molto divertenti e leggere. Questa è, appartiene a questa categoria e quindi ve la faccio sentire, si chiama Solamente gli occhi o Soltanto gli occhi a seconda delle versioni, ed è una bizzarra storia d'amore tra un personaggio femminile interpretato da Laura Betti e un cannibale sostanzialmente che la consuma, letteralmente la consuma pezzo a pezzo. È anche un po' truculento a dirlo, però il pezzo è divertente tendenzialmente, almeno credo. Sentite, sì? Serve alzare? No. Amavo un cannibale che si chiamava Annibale. Un giorno mi baciò, le labbra mi mangiò. Nei giorni di sereno mangiava gambe seno, un triste giovedì il naso mi inghiottì, eppure i baci suoi ricordo con ardor.
d'amore, di dolor. Lo vidi una domenica pregare a un simulacro, poi subito volgendosi mangiarmi l'osso sacro, piangendo calde lacrime stringevo i suoi ginocchi. Ma Annibale famelico sdegnò soltanto gli occhi. Annibale, ricordami, io penso, penso a te, coi denti tuoi dolcissimi ti sento sempre in me. Ecco, io lo dico, qua siamo dalle parti di Elio e le storie tese, cioè siamo, solo che qua siamo nel 60, cioè il cannibale Annibale che la consuma per intero e lascia soltanto gli occhi, sì, è da qualche parte tra Bones and Doll, se avete visto il film Bones and Doll, e appunto... Allora, peraltro questa cosa succede 40 anni prima di Hannibal Lecter, quindi... Io non escludo nulla a questo punto, però diciamo che quella è un po' la rima Hannibal e Cannibal che si gioca, ma che ti porta a quella cosa lì, quindi non lo so, se, sarebbe bello, sarebbe, è una bella suggestione, non lo so, forse vince la rima su questa cosa qua. Però insomma, qua tra l'altro capite che la, anche come Laura Betti la canta questa canzone, no? La canta... Questa la canta in maniera melodrammatica, avete sentito che fa tutti quei vibrati da Sanremo proprio, perché non si può cantare questo pezzo se non in maniera melodrammatica, perché è una canzone d'amore struggente, solo che lui non sta partendo per l'America o per andare soldato, ma appunto la sta consumando dopo aver... Io trovo geniale per esempio la presenza della parola simulacro, dice a un certo punto, dice pregava davanti a un simulacro in una canzone, una roba completamente senza senso. Gino Negri del resto è uno degli autori più originali di questa generazione. Ma allora, contestualizziamo meglio quest'idea di far scrivere le canzoni ai poeti. Questa è una delle cose di cui mi sono occupato molto nella mia ricerca. Scusate, devo farlo perché altrimenti mi sgridano. C'è il mio libro in vendita fuori. Scusate, lo so, è terribile questa cosa, ma ho visto passare il libraio prima che mi ha guardato con un'espressione un po' ferita. Se non lo dico poi si offendono, quindi se vi interessano queste cose è qua fuori. Non su Laura Betti, naturalmente, ma c'è anche Laura Betti. Però appunto il mio lavoro di ricerca era proprio questo, cioè la storia di quest'idea. La canzone è stata per moltissimo tempo in Italia qualcosa che nessuno avrebbe fatto sul serio o per veicolare dei contenuti seri, poetici, e a un certo punto diventa così. E qual è la storia di questo percorso? È una storia molto rapida in realtà, c'entra il neorealismo, c'entra la letteratura e c'entra il cinema, perché di nuovo in questi anni sono connessioni molto forti quelli tra le diverse arti. Nel 55, sempre per introdurre nuovi nomi, Cesare Zavattini, che probabilmente conoscete come autore di moltissimi film, collaboratore di Fellini, in una rubrica che tiene su Cinema Nuovo, la rivista di riferimento della critica cinematografica, scrive al direttore della rivista Guido Aristarco, che appunto i torinesi probabilmente conoscono perché è stato un po' anche il capostipite di una serie di cose che sono successe in città, e gli scrive teorizzando una canzone neorealista, proprio come un'idea a cui nessuno aveva pensato. Gli dice... con tutto rispetto per i parolieri e i musicisti, alcune delle canzoni che mi capita di fischiettare non hanno niente in comune con una canzone neorealista, perché pensate a Grazie dei fiori, no? Grazie dei fiori, fra tutti quanti li ho riconosciuti, insomma, amore, tendenza, mamma, sono tanto felice perché ritorno da te e la barca torno sola, no? Quelle canzoni che erano le canzoni molto belle, molto ben scritte, ma non c'entravano con la realtà. Considerate che mentre Nilla Pizzi cantava Grazie dei fiori, fra tutti quanti li ho riconosciuti, al cinema il neorealismo imperversava, cioè erano gli anni in cui al cinema si andava a vedere, era già stato Roma città aperta o Ladri di biciclette, insomma
tutta la stagione del cinema più neorealista, spesso con attori presi dalla strada, con un certo modo di presentare la realtà, ecco. E Zavattini diceva: sono i poeti e gli scrittori veri che devono cimentarsi nella canzone. Quindi una chiamata alle armi dei poeti e degli scrittori, che non rispondono assolutamente per un po' di anni. Nel 1956 c'è un appello della rivista Avanguardia, che era la rivista della FIGC, Federazione dei Giovani Comunisti Italiani, non quella del calcio, l'altra FIGC, che all'epoca era diretta da Gianni Rodari, tra l'altro, che prima di diventare Gianni Rodari dirigeva questa rivista, che aveva ovviamente aveva come target il pubblico giovanile, i pionieri, come in alcuni casi, ma in generale i ragazzi e le ragazze, figli di militanti. E Rodari lancia un appello perché i poeti scrivano le parole delle canzoni, ed è il primo appello di questo tipo insieme a quello di Zavattini che abbiamo nella storia della canzone italiana. Pasolini aderisce, Pasolini è uno di quelli che risponde e aderisce a questo appello. Siamo nel 56, 57-58 si innesta la storia che vi sto raccontando oggi, insieme a quella del cantacronaca, insieme a quella dei cantautori italiani che sono, diciamo così, immaginatevi una sorta di iceberg. Giorgio Gaber, Enzo Iannacci sono la punta, sono quello, e Luigi Tenco naturalmente, sono quelli che arrivano nel mainstream. Sotto c'è questo dibattito intellettuale di Zavattini, di Gianni Rodari, di Laura Betti naturalmente, che effettivamente fa un grande sforzo in direzione di una canzone neorealista, quindi di una canzone che parla di realtà, in netto ritardo rispetto al neorealismo cinematografico, anche nella direzione di canzoni provocatorie che però funzionano bene lo stesso. Per esempio quella che abbiamo adesso ascoltato del Cannibale è una canzone che potremmo dire quasi di cattivo gusto, ma volutamente di cattivo gusto naturalmente, perché provoca l'ascoltatore. Ebbene, nel contesto dell'epoca quella cosa lì era politica. Umberto Eco, che è stato uno dei pochi a scrivere di canzoni in quegli anni, scrive due righe sulle canzoni di Laura Betti e le inquadra perfettamente. Dice: le canzoni di Laura Betti non erano impegnate in senso politico, erano solo oltraggiose. Ma in una situazione come quella della cultura italiana, l'oltraggio aveva già un valore ideologico. Cioè bastava che queste canzoni fossero diverse, appunto, da quello che passava al convento e già subito diventavano politiche. E questo oltraggio, questa ricerca della politicità attraverso la realtà, è qualcosa che viene fuori benissimo sulla cosa più banale di tutte, cioè sulle canzoni d'amore. Ora, siamo d'accordo, credo, che il 90% delle canzoni che ascoltiamo sono canzoni d'amore. Canzoni tristi d'amore, canzoni allegre d'amore sono già meno. Di solito sono canzoni tristi d'amore. Tu mi hai mollato, lei mi ha mollato, lui ha mollato lei, eccetera, eccetera. Pensate ai Pooh. I Pooh hanno costruito un intero repertorio solo su variazioni sul tema gente che si molla nella vita, no? Ecco. Prima dei Pooh e prima in generale di quello che è stato tutta la storia della canzone d'amore, le canzoni d'amore erano sostanzialmente, la canzone fino a questi anni ha due ruoli per la donna. La donna è, anzi tre, la donna è la mamma, quindi la togliamo, essere asessuato, no? Santa mamma, sono tanto felice perché ritorno da te, oppure è la sposa fedele, quindi canzone d'amore, ti amo, sei la mia sposa fedele, oppure è la donna crudele che lascia e che tradisce. Canzoni come Vipera, per esempio, in cui la donna è appunto paragonata al noto serpente, o non lo so, Balocchi e profumi, in cui sostanzialmente, non so se avete conoscete Balocchi e profumi, la storia di una donna che invece di accudire la sua bambina malata si compra dei profumi e la bambina muore perché la donna non ha saputo accudirla. Quindi proprio dei ruoli di genere proprio tagliati con l'accetta, non si esce da quella cosa lì. Quindi uno dei terreni di scontro della nuova canzone è proprio quello. È proprio immaginare una canzone d'amore che rivoluzioni questi ruoli e che parli d'amore come sentimento quotidiano, quindi anche con il tedio dell'amore, dei rapporti d'amore, e come atto fisico, gente che fa l'amore, cioè l'idea che l'amore è anche sesso sostanzialmente. Fausto Amodei, che è stato uno dei primi a fare queste canzoni qua a Torino con il Cantacrona, che in una canzone molto bella dice il verso che è un po' il manifesto della poetica di questi anni, secondo me, che è anche argomenti d'amore ma senza far sottointesi, cioè dobbiamo parlare d'amore perché l'amore è importante nella vita delle persone, ma senza fare sottointesi, senza usare giri di parole.
Appunto, pensate a, non so, Luigi Tenco. Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare, che è una delle cose più crudeli da dire a una donna o a un uomo. Io che non provateci a casa, come si dice, perché non funziona. Cioè, se volete farvi lasciare è una buona idea, probabilmente. O non lo so, Endrigo che canta Viva Maddalena che regala notti bianche. In questo accenno al sesso si apre un mondo. Endrigo che viene censurato perché in una canzone dice quando ti amo e gli costringono a cambiare il verso in quanto ti amo, perché cara, quanto ti amo e non quando ti amo, perché quando ti amo significa quando abbiamo rapporti e questo non va bene. O Umberto Bindi che fa una canzone come Arrivederci in cui c'è una storia d'amore ma non c'è dramma, la storia d'amore è finita e due amanti si dicono vabbè, sai che c'è, arrivederci, ci siamo stati insieme, è stato bello e ciao, ci vediamo, fine, no? Laura Betti canta quella che è probabilmente la più bella canzone d'amore con queste caratteristiche, mio parere ovviamente, potete dissentire liberamente, perché è una canzone che tiene insieme sia il tedio delle storie d'amore sia l'idea che l'amore è soprattutto fisico e lo fa da un punto di vista femminile e quindi introduce l'idea che le donne fanno sesso, che è una cosa che mi rendo conto che è abbastanza banale da dire naturalmente, ma che in realtà non è assolutamente banale da dire. E in realtà è in qualche modo un mezzo tabù ancora oggi in molte canzoni. Ci fa molto più specie se una donna oggi canta di sesso che non se un uomo canta di sesso. È qualcosa che è molto radicato nella nostra cultura, in un certo tipo di perbenismo. La canzone è questa. Quella cosa in Lombardia, scritta da Franco Fortini con musica di Fiorenzo Carpi. Ve la faccio ascoltare tutta perché vale la pena secondo me seguire la narrazione, è veramente una canzone da studiare per come è ben scritta, c'è un cambio di tempo a metà molto spiazzante in cui cambia completamente il ritmo. Forse qualcuno di voi la conosce già perché è la più famosa tra quelle forse di Laura Betti, o forse perché l'ha sentita fatta da Enzo Iannacci, effettivamente Iannacci la cantava. Non vi faccio sentire la versione di Iannacci, ma vi invito ad andarvela ascoltare a casa su Spotify o su YouTube o sui vinili se siete quel genere di persona, perché la fanno in due modi completamente diversi. Iannacci la fa da Iannacci, cioè la fa scherzosa, quindi ci mette il personaggio un po' ironico quando dice cara, dove si andrà a fare all'amore. Laura Betti ci mette invece una serietà, un'ironia in certi passaggi, una serietà in altri che secondo me è commovente. E lo fa, appunto, senza fare sottointesi. Sia ben chiaro che non penso alla casetta, due locali più servizi, molte rate, pochi vizi, che verrà quando verrà. Penso invece a questo nostro pomeriggio di domenica, di famiglie cadenti come foglie, di figlie senza voglie, di voglie senza sbagli, di 1100 ferme sulla via, con i vetri appannati di bugie, di fiati lungo i fossati della periferia. Caro, dove si andrà, diciamo così, a fare all'amore? Non ho detto a passeggiare e nemmeno a scambiarsi qualche bacio. Caro, dove si andrà, diciamo così, a fare all'amore? Dico proprio quella cosa che tu sai e che a te piace, credo, quanto a me. Vanno a
coppie nostri simili quest'oggi, per le scale nell'odore di penosi alberghi a ore, ma chissà l'amore c'è. Vedi amore anche la fretta tutta fibbia e lacce brividi, nella nebbia gelata e sull'erbetta, un occhio alla lambretta, l'orecchio a quei rintocchi che suonano d'Amborgo, la novena è una radio lontana che alle nostre due vite dà i risultati delle ultime partite. Caro, dove si andrà? Diciamo così, a fare all'amore. Lo sai bene che io non sogno questo mondo di noi due, non ha bisogno. Caro, dove si andrà? Diciamo così, a fare all'amore. Se volere bene sempre è più difficile, amore mio, non dar la colpa a me. Ecco, è uno spaccato di vita reale degli anni del boom, l'idea di... Io penso anche sia uno dei primi pezzi in cui c'è la periferia, come questo squallore della Lombardia. Infatti il pezzo si chiama Quella cosa in Lombardia. Questo squallore delle periferie d'inverno, la fila di 1100 parcheggiate con la gente che si apparta, l'immagine della radio che trasmette i risultati delle partite mentre questi in un angolo cercano di fare. Ecco, io trovo che sia veramente uno dei momenti di sintesi migliori di questa storia della canzone come forma espressiva per raccontare il mondo. E davvero, non lo sottolineerò mai abbastanza, il fatto che sia una donna a cantare queste cose è dirompente. Questa canzone, manco a dire, non ha nessun tipo di esito nel dibattito pubblico italiano dell'epoca. Cioè, viene stampata su disco, viene stampata su singolo, non viene trasmessa in Rai... Ma questo mi pare abbastanza ovvio, come le poche altre canzoni che hanno un punto di vista femminile di questi anni. Più o meno nello stesso anno esce un brano molto bello che si chiama Zitella Cia 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 di Maria Monti, tra l'altro la persona che inventa la parola cantautore è una delle prime e uniche cantautrici, perché poi sappiamo che il ruolo che le donne hanno avuto nella storia della canzone italiana è stato spesso subordinato per ragioni culturali molto complesse che adesso non riesco ovviamente a spacchettare, perché mi ci andrebbero probabilmente una vita per farlo. Però tutto questo di nuovo è un rimosso, non c'è nella storia della canzone italiana. Ci sono i cantautori, c'è Modugno, c'è Luigi Tenco, c'è quella canzone d'amore lì, ma questo pezzo un po' sparisce, così come non c'è invece il versante brillante ironico di questa storia, cioè le stesse canzoni fatte appunto nel personaggio Laura Betti, che come abbiamo detto prima era un personaggio reale, cioè lei era probabilmente, la sua maschera pubblica era molto simile a quella che performava nelle sue canzoni e a quella che veniva fuori nelle cronache mondane, eccetera eccetera. Questo brano si chiama Piero, fa una cosa che c'è in poche canzoni, c'è per esempio in quella che vi citavo, Zitella Cia Cia Cia, e poi non c'è, secondo me, nella storia della canzone italiana. L'unico caso che ho trovato simile di una canzone costruita così è di un paio d'anni fa ed è di Mischeta, non so se conoscete Mischeta, si chiama La donna che conta, cioè una donna che in una canzone fa il catalogo dei suoi amanti, che è una cosa abbastanza, di nuovo, problematica, diciamo così, perché è abbastanza normale oggi, all'epoca no, ma si poteva anche immaginare probabilmente il pezzo in cui tipicamente il rapper si vanta delle sue conquiste femminili, naturalmente, rigorosamente amori sempre eterosessuali nella canzone di questo tipo. Però l'idea che la donna faccia la stessa cosa, di nuovo, nel 60, è piuttosto innovativa. Allora, in questa canzone, Laura Betti, che ha il testo di Ercole Patti, Laura Betti, il personaggio Laura Betti,
racconta dei suoi molti amanti, ma rassicura tutti quanti che alla fine il suo vero amore è sempre stato Piero. Il suo amore vero, perché fa rima, è sempre stato Piero. Non so se c'è qualche Piero qua che si sente coinvolto in questa vicenda, comunque sappia che è stato sempre lui il vero amore. Con Carlo fu per caso, eravamo alloggiati in camere vicine in un albergo a Mantova. Di notte venne a chiedermi fiammiferi o un giornale, scherzando e chiacchierando, non mi ricordo bene. Il letto era a due piazze e rimase a dormire, ma non mi interessava, non era il tipo mio. La sera dopo ancora dormì con me nel letto. Ma Piero non capisce, me ne ha fatto una storia che non finisce più e gli torna sempre su. Poi il fatto di Nino, col quale abbiamo fatto tutto il percorso Roma, Bergamo in Topolino, ci fermammo ad un motel vicino a un paesetto. E poi non so più come siamo finiti a letto. Il giorno dopo ancora, Piero tutto fremente, gli occhi pieni di pianto, ha gridato sfottendomi, perché anche il giorno dopo fu così senza scopo. Ma Piero non capisce, me ne ha fatto una storia che non finisce più e gli torna sempre su. Come quell'altra volta, quando col radio tecnico che venne una mattina per aggiustare le valvole sul divano d'ingresso, finì per far l'amore, ma quella fu, lo giuro, una combinazione. Chissà che mi passava in testa quel mattino, la penombra, il divano, quell'uomo sconosciuto, ma fu una cosa rapida, fu roba di un minuto. Ma Piero non capisce, me ne ha fatto una storia che non finisce più e gli torna sempre su. Nessuno mi capisce, son tutte cose futili che passano e poi tornano, di cui io mi dimentico, perché il mio amore vero è sempre stato Piero, Piero, Piero. Ecco, io trovo molto brillante il riferimento al radiotecnico che viene a riparare le valvole, ma è stata cosa breve di un minuto sul divano. Caspita, di nuovo queste cose non passavano in televisione, in radio, manco a dirvelo. Vi faccio sentire ancora alcune cose per darvi un'idea vi faccio sentire alcune cose un po' più rare, perché queste canzoni qua sono rare ma le trovate su internet, altre faticate. Questo è un pezzo molto bello tratto da un film, Cronache del 22, ed è di Dario Fo. Dario Fo è un altro degli innovatori della canzone in questi anni. Scrive per Iannacci, scrive brani o collabora brani molto importanti come Ho visto un re, che forse conoscete, eccetera. Scrive anche questo brevissimo testo per Laura Betti, cioè per questo film in cui appunto Laura Betti canta questa breve canzone. Anche qua amore e neorealismo, in questo caso ambientato nella guerra di liberazione o poco dopo. Anzi no, scusate, del 22, quindi il riferimento al fascista è precedente alla guerra di liberazione, scusatemi, è tutto costruito ovviamente intorno al personaggio del fascista negli anni della marcia su Roma. Nel 22 sognavo già l'amore, fascista magro d'oltre Po, parlava della patria e dell'onore, ed ogni volta io gli dicevo no. Un giorno partì con altri della sua età
e si trovò pieno di paura senza saper perché. Disse di scorribande di illusioni, tentò di capire, ma niente gli si svelò. Nel 22 sognavo già l'amore. Era un fascista magro d'oltre Po. Partì dicendo patria o disonore. E ancora oggi io gli dico no. Ecco, per i bizzarri modi in cui le canzoni entrano nelle nostre vite, sapete che uno studia, poi ci sono sempre questi twist per cui le canzoni entrano nella tua vita in maniera strana. Recentemente leggevo un saggio sull'inizio del Partito Nazionale Fascista a Torino e ho scoperto che i fasci di combattimento nei primi anni a Torino si ritrovavano in un appartamento di Oltre Po che dove vivo io, cioè il mio indirizzo, il civico di casa mia. Non so bene perché, ma è questa cosa qua. Quindi mi piace pensare che questo fascista magro di Oltre Po fosse quello che viveva dove vivo io adesso, in Madonna del Pilone, che forse, non lo so, è una mia personale interpretazione di questa canzone. Vi faccio sentire ancora un paio di cose e poi chiudo. Non vi ho parlato dei modelli di Laura Betti. C'è ovviamente il jazz, tantissimo, ma c'è ovviamente il modello brechtiano, che in quegli anni è... il modello egemone nel teatro, appunto Strehler è il principale traduttore di quel genere di modo di interpretare anche le canzoni naturalmente. Laura Betti incide due album fondamentali che sono poi considerati un punto di riferimento anche nel modo in cui si interpreta Brecht, anzi Weill, scusatemi, Massimo Mila scrive delle righe esaltando le doti di Laura Betti proprio perché il suo modo di interpretare tiene insieme la tecnica del cantante, della cantante lirica e il modo di stare sul palco, dice lui, della canzonettista, cioè della cantante di cabaret, che è perfettamente adeguato per fare Weill. Non vi faccio sentire Laura Betti che canta Kurt Weill, perché sarebbe banale, ma vi faccio sentire un pezzo un po' raro, tratto da questo disco qui, che esce per i Dischi del Sole un po' dopo, nel 65, che è una parodia di Surabaya Johnny, che forse conoscete, uno dei brani più famosi del repertorio di Brecht, forse l'avete sentito fatto da Milva, perché era uno dei cavalli di battaglia di Milva. Il personaggio della canzone è una donna che dice non avevo che 16 anni e questo Surabaya Johnny, marinaio un po' equivoco, sostanzialmente la maltratta, sedotta abbandonata, diciamo, genere canzone sedotta abbandonata, e lei riversa questo odio verso questo Johnny, ma poi alla fine lo ama lo stesso, perché comunque nelle canzoni va così. Questa parodia invece è scritta da Billa Billa, che è pseudonimo di Billa Zanuso, che era un'altra delle animatrici della vita culturale mondana di quegli anni, collaboratrice di Franca Valeri, che scrive anche un po' di canzoni per Laura Betti. Si chiama Mi hai scocciata, Johnny. Qua Laura Betti imita Laura Betti che fa Brecht, Weill, quindi fa proprio il portare la voce in maniera brechtiana e questa cosa qua. Brecht scriveva una delle cose che poi rimane nel DNA della canzone italiana: l'attore quando canta non deve sforzarsi di dar risalto al contenuto sentimentale della canzone. È lecito offrire ad altri un cibo che abbiamo già mangiato, dice Brecht. Come dire, tu devi cantare contro il melodramma, devi essere distaccato, epica, lo straniamento, l'idea del teatro e dello straniamento. Ecco, qua Laura Betti imita, prende in giro questa cosa, benissimo secondo me, con questo pezzo che si chiama Mi hai scocciata Johnny, in cui i ruoli sono invertiti. Johnny è un pischello di 18 anni che sta con una donna molto più anziana di lui, ma che insomma fa un po' il fighetto, diciamo, si atteggia fumando la pipa, ma in realtà non può gestirlo. 40 anni avevo allora, da Cremona venisti qua giù. Hai insistito per venirmi dietro, tutto pieno di fresca virtù. Io
ti chiesi del tuo mestiere, com'è vero che ora sto qua? Tu dicesti son figlio di papà, e la scuola mai più, per carità. Quanto parlasti, Johnny, e quante balle, Johnny, tu m'hai mentito, Johnny, dal primo istante, Johnny. Oddio che noia, Johnny, con tutti quei muscoli, Johnny. Levati la pipa di bocca, vergogna. Mai scocciata, Gianni, sei possessivo, mai bloccata, Gianni, mai seccata, Gianni, tu mai castrata e mai inibita, Gianni, non ti amo così. In principio era tutto un party, due o tre amori più bimbi di te. Dopo 15 giorni nemmeno c'eri sempre tra i piedi tu. Ho una buona boutique avviata, faccio i fanghi, lo yoga ed il surf. Io mi guardo allo specchio e mi vedo, 50 anni, il fior dell'età. Ma che pretendi, Johnny? Hai 18 anni, Johnny, e giochi al tennis, Johnny, sei tutto sano. Volevi tutto, Johnny, ma dico, ma scherziamo, ma no, ma non ci penso nemmeno. Levati la pipa di bocca, vergogna. Non sapevi, Gianni, il minorenne non si porta più. Non mi incanti, Gianni, i tuoi 18 non fan gioventù. La ruga non ha età. La pipa di bocca, che è mia poi. Grande rivendicazione, il diciottenne non si porta più, la ruga non ha età. Potete rivendervela se volete, funziona molto bene. Io credo che qui lei imiti anche un po' Milva, cioè questa idea qua, quando fa Johnny con quel modo lì, secondo me ci gioca un po', diciamo. Io sono stato nell'ora che mi ero prefissato, vi faccio sentire un'ultima cosa come coda finale, poi naturalmente se volete fare domande o chiacchierare possiamo farlo. Provo a tirare le somme di quello che vi ho detto. Vi ho un po' fatto la storia di Laura Betti come innovatrice, come momento di rottura. Due opzioni, è stata una pioniera, cioè ha aperto delle strade che sono poi state seguite, oppure è stata veramente un unicum, un'esperienza unica e irripetibile? Allora, da un lato effettivamente l'idea forte da cui siamo partiti, la canzone può veicolare contenuti artistici, in qualche modo è qualcosa che è entrata nella nostra cultura. Oggi è normale pensarlo, ormai quasi nessuno sostiene che le canzoni siano sottoprodotte, almeno dà speranza alle canzoni come forma artistica. E questo è così anche perché questa generazione di scrittori, di autori, di cantanti ha portato avanti questa idea, ha saputo riempire questa idea di contenuti. Dall'altra però io credo che quello che vi ho raccontato oggi sia in realtà veramente una specie di scheggio impazzita, di qualcosa che succede per 5 anni e poi sparisce, perché se ci riflettete, le vicende successive di quella che noi chiamiamo canzone d'arte, canzone d'autore, chiamatela come volete, sono completamente diverse. Intanto è stato un genere dominato dalle figure maschili, cioè ci sono pochissime cantautrici, ci sono anche però tendenzialmente poche interpreti donne, e in gran parte sono quelle di quella generazione lì, Ornella Vanoni, appunto, Laura Betti che poi sparisce, vabbè, Mina, che non a caso è di quella generazione lì, ma che comunque ha fatto scelte molto più pop lungo tutta la sua carriera, pur facendo anche la canzone dei cantautori. Però, per esempio, quasi nessuno ha fatto la canzone dei poeti. Cioè, quella generazione ha scritto di scrittori, di poeti, ha prodotto delle canzoni, anche alcune brutte, alcune belle. Laura Betti, per esempio, trattava malissimo Moravia, perché diceva che Moravia non era capace a scrivere le canzoni e doveva adattargliele tutte, perché Moravia non azzeccava un ritmo a pagarlo, per esempio. Però sono veramente esperimenti marginali. Se fate una mente locale, quali esperimenti di
poeti di scrittori messi in musica in Italia ricordate? Sì, Lucio Dalla con Roberto Roversi, forse è la cosa più simile, siamo negli anni 70, anche quello però è un fenomeno che dura 5 anni circa e sparisce molto velocemente. Sì, ci sono altri casi di poeti e di scrittori che prestano le loro parole, però veramente si tratta di momenti, di minoranze, di fasi passeggere. Ecco, in questo senso, oppure invece altri performer sono andati in un'altra direzione, per esempio nella direzione del folk, a un certo punto non scrivere canzoni nuove ma cantare le canzoni di un tempo, come Milva per esempio, un'altra che si è fatta una carriera cantando le canzoni folk della la Filanda, eccetera eccetera. Ecco, in questo senso io credo che quello che vi ho raccontato oggi sia veramente una sorta di universo concluso, una specie di sliding door della canzone italiana, cioè come poteva essere la canzone italiana se fosse continuata su questa linea qui. Non ha continuato su questa linea qui. Laura Betti ha smesso di fare canzoni, è diventata Laura Betti l'attrice, Laura Betti la moglie di Pasolini, tra virgolette, e in qualche modo questo è rimasto un po' in una capsula. E come vi dicevo, una capsula anche ben sotterrata, perché fino a pochi anni fa queste cose o possedevate il disco o neanche le potevate ascoltare. Io ricordo quando ho cominciato a fare ricerca, eravamo in quella fase di mezzo tra il vinile non è ancora tornato e il CD non è ancora andato via, ma non c'è ancora del tutto internet, non c'è YouTube per esempio. Queste canzoni erano completamente irreperibili, non si trovavano, bisognava andare a casa di un collezionista che aveva questo costoso disco e chiedergli se gentilmente ve lo faceva ascoltare, non c'erano ristampe. Ora in parte su Spotify c'è qualcosa, altre cose non ci sono, la qualità bassa di quello che avete sentito perché sono io che le ho tirate giù. Su YouTube naturalmente, su YouTube, ma YouTube per quanto pensiamo che sia una cosa quotidiana che c'è da sempre, c'è da circa 10 anni a livello attuale, quindi è una cosa relativamente recente. Quindi sì, 2009 YouTube arriva in Italia, come apre in Italia, quindi insomma, 14 anni, i primi anni era abbastanza vuoto tra l'altro, quindi comunque sì, certamente è un fenomeno relativamente recente e si sta popolando, si continua a popolare naturalmente, però per dire queste cose non c'erano e adesso ci sono, in qualche modo le possiamo anche riscoprire. Come poteva essere la canzone italiana se questa linea fosse stata proseguita? Chi lo sa, non lo so, è un'ipotesi bizzarra su cui riflettere, probabilmente sarebbe stata una bella canzone italiana, mi sento di dire. Vi saluto con questo pezzo, che scelgo come sigla finale perché è di nuovo un pezzo surreale molto divertente, di Dario Fo, si chiama La prima volta, anche noto con Fammi ancora un livido sul femore, ed è una sorta di, anche questa, di canzone d'amore, in questo caso un pochino masochistica. Vi faccio ascoltare questa e poi vi saluterò. La prima volta l'ho visto alla Valera, mentre ballava il tango con lo striscio, tutto incollato ad un tipo di pantera, magra di fianchi e col davanti liscio. Ahimè che scossa appena m'ha chiamata, dal sotto in su con l'aria da impunito. È stato come m'avesse mitragliata, dal sotto in su il cuore in pieno mi colpì. Fammi ancora un livido sul femore, un violetto livido d'amor, che voglio ricordar dei baci tuoi l'amor, di quando al primo valzer tu mi stringesti al cuore e mi sfasciasti un rene nel ramverse. Ecco, grazie, io vi invito ovviamente domani. Grazie.
Vi invito domani alle 17 alle OGR, ci sarà Cristina Zavalloni con l'orchestra del Conservatorio, è un gruppo molto bravo che suoneranno queste canzoni e altre che non abbiamo sentito. Se volete approfondire c'è una bella trasmissione di Wikiradio fatta da Enrico De Angelis che trovate sul sito della RAI, in cui racconta un po' le cose che ho raccontato oggi, e c'è il mio libro, e se no potete chiedermi qualcosa approfittando del fatto che sono ancora qui. Grazie davvero di essere venuti. Sì, c'è sempre qualcuno che fa una domanda. Dico solo questo, c'è sempre qualcuno che fa una domanda e ne sa molto più di me, quindi forse lei è quella persona oggi, cioè, tutte le volte c'è. Lei si prepara prima delle conferenze, io l'ammiro per questo. No, prego, scusa. Senza alcun dubbio. Secondo me sì. Cioè, allora, io sono certo che quella generazione lì conoscesse Laura Betti, anche perché adesso ovviamente se ne è persa la memoria, ma era un personaggio della vita mondana, cioè, era nella Dolce Vita di Fellini. Quindi era una nicchia che l'ascoltava, che comprava i suoi dischi, ma in quella nicchia c'erano quelli che contavano, diciamo i gatekeepers, come si direbbe oggi. Io sono sicuro che De André e quella generazione ascoltassero queste canzoni. Io sono sicuro che De André modelli il suo modo di cantare su Brecht. Una delle cose che De André fa, per cui diventa De André, è che De André canta le storie più deprimenti del mondo con una voce da narratore epico distaccata. Immaginatevi cose come quando attraverserà l'ultimo vecchio ponte e i suicidi dirà baciandogli alla fronte. Quella roba è un'ammazzata. Se tu la canti melodrammatico, diventa super kitsch. Se tu la canti da narratore, fai un passo indietro, come Brecht diceva, come Betty cantava, allora lì gli dai un peso. Quindi secondo me questa cosa è sicura. Cioè queste canzoni sono entrate sotto pelle in una generazione di cantautori. Guccini ha sempre detto di ascoltare i cantacronache. De André plagia un pezzo di cantacronache in La guerra di Piero, ci mette dentro un verso senza dire da dove l'ha preso. Quindi questa cosa io sono d'accordo, e sono d'accordo, non ci avevo pensato, ma Lucia San Siro ha quell'immaginario un po', diciamo, crepuscolare della periferia, in quel caso è il calcio, qua invece no. Però sì, io credo che ci sia questo legame, a me sembra abbastanza... Peraltro sì, perché Dario Fo ha un passato da repubblicano, insomma c'è stato anche lui dentro naturalmente. Mm-hmm.
Allora, la censura in Italia agiva sul broadcasting, cioè sulla radio e sulla televisione. Non c'era una censura, c'erano ovviamente delle forme di censura che però tendenzialmente colpivano cose molto più forti o molto più evidenti, cioè qualcosa che veniva fuori veniva censurato. Il problema non era fare i dischi potevano essere fatti, il problema è che il livello di censura primario, diciamo, era quella che si chiamava la commissione di ascolto del RAI, che è stato un grande organismo misterioso, in cui i verbali sono spariti, non si sa bene cosa facessero, che sostanzialmente valutava tutte le cose che venivano pubblicate su disco, dicendo che era non trasmettibile, trasmettibile in contesti precisi, quindi con un'introduzione, oppure liberamente trasmettibile. Queste canzoni erano non trasmettibili, così come non erano trasmettibili alcune canzoni di Tenco, per esempio, perché erano troppo esplicite, appunto i pezzi di Endrigo che dicevamo. Quindi non era di per sé vietato, o come non erano trasmettibili i pezzi di folk o di canzone dialettale in cui si parlava di sesso, quelle le classiche canzoni folk un po' volgarotte, no? Non era vietato fare quei dischi lì. Però poi non avevano nessuna distribuzione, cioè potevano essere venduti nei piccoli negozi, nelle librerie Rinascita che vendevano i dischi politici, ma poi non arrivavano al grande pubblico, perché si fermavano nell'imbuto RAI. E ricordate che in quel momento l'imbuto RAI era l'unico imbuto, perché RAI era monopolistica, e monopolistica fino alla metà degli anni 70, non c'era un altro modo per trasmettere le canzoni, quindi la censura non è di Stato tendenzialmente. I visti di censura venivano concessi per gli spettacoli teatrali anche sulla base del fatto che chi se ne frega, la gente va a teatro, chi va a teatro comunque, come dire, è un pubblico già selezionato. Non parlerei di una censura strutturata a livello statale, ma a livello di ente pubblico sì. In questo senso l'imbuto tira fuori Laura Betti, tira fuori i cantautori. I cantautori poi hanno successo perché riescono a fare, la prima generazione dei cantautori, perché riescono a fare una proposta che in qualche modo media. Cioè non sono dei rivoluzionari, sono dei, insomma, di centrosinistra, diciamo così. Cioè, Endrigo parla di sesso, ma dice Maddalena che regala notti bianche e già viene osteggiato. Ma quella cosa lì è molto più obliqua di caro, dove si andrà a fare all'amore quella cosa che a me piace, come piace a te. Cioè, in questo senso i cantautori sono più, io direi, centrosinistra, per dirlo con una battuta. Quindi in questo senso lei sì incorre nella censura, ma a teatro si possono mostrare queste cose, come al cinema. Il film, che il pezzo della Dolce Vita che abbiamo visto, è una scena che ho rivisto proprio ieri per prepararmi a questa cosa, di una violenza e di una, cioè un pezzo in cui ci sono omosessuali che si baciano, c'è un'umiliazione di una donna con Mastroianni che le tira delle piume addosso, c'è una scena molto forte. La Dolce Vita aveva fama di film scandaloso, scabroso anche per quello, però andava nei cinema, non andava in televisione. Nei cinema si poteva mettere il limite di età e quindi era un altro problema, ma alla musica non si poteva mettere il limite di età, diciamo così. Non so se ho risposto più o meno alla domanda. Altro? Grazie, spero di vedervi domani allora. Buona serata.